Quello che pensavo di fare, dopo aver parlato con te, era un po' quello di cercare di fare una sintesi molto rapida di quelle che sono un po' le sfide della medicina personalizzata, direi i problemi da risolvere. E userò come esempio l'oncologia, perché è l'unica che conosco un po', e perché è anche quella che ha iniziato prima e che ha potuto toccare con mano quelli che sono, diciamo, i problemi dell'implementazione di questa nuova medicina. Raccolgo anch'io la sfida di provare a definirla, soprattutto la differenza fra medicina personalizzata e medicina di precisione. Io credo che si possano e si debbano usare come sinonimi medicina di precisione e medicina personalizzata. Chiarire subito che nella definizione di medicina personalizzata non c'è nulla di umanistico in termini di sua genesi, anche se poi si ricompone in un problema umanistico. Direi che medicina di precisione sottolinea quella che è la vera rivoluzione della medicina in corso, sottolinea, e cioè il fatto che noi eravamo abituati a descrivere le malattie sulla base della forma e oggi le descriviamo sulla base delle cause. Cause per noi significa, come diceva Mario, molecole che si rompono, meccanismi molecolari. Per cui medicina di precisione, perché è precisa, va dove deve andare. E questa è una vera e propria rivoluzione epocale, cioè cambia il modo con cui i nostri studenti studiano la medicina. Da classificativa e fenomenologica diventa meccanistica. La medicina personalizzata è invece un modo, secondo me, per sottolineare la complicazione, ovvia, aspettata. C'è un meccanismo che genera malattia? No. Ci sono, come diceva Mario, centinaia e centinaia, se non migliaia, di diversi meccanismi che causano malattia, fino al paradosso che ogni persona, ogni malattia ha il suo meccanismo e di conseguenza la necessità del suo farmaco, che è un paradosso perché siamo ben lontani da ogni persona, già ci accontenteremo tantissimo se fossero tanti, seppur piccoli, gruppi di persone. Ora chiaramente questo pone, e io non sono esperto per parlare di queste cose, problemi anche per tornare a quello che si diceva dei medici di base che l'hanno sempre fatta, eccetera, problemi di carattere umanistico ma più in generale sociale, perché poi chiaramente l'attribuzione del problema a una popolazione, se diventa a una persona o a gruppi di persone, sposta completamente la gestione del rapporto e del potere, questo è ovvio, e automaticamente pone la persona più in prima linea, perché ovviamente non è rappresentata da una popolazione in nessun modo, e da qui nascono tutta una serie di problemi.